Credo che Franco Baldini, avendomi inserito in questa lista, credo che abbia stima del sottoscritto. Però a Franco Baldini io sono stato chiaro, come sono stato chiaro col Presidente Pallotta, come lo sono tutti i giorni con il nostro amministratore delegato Guido Fienga, che è e rimarrà il mio punto di riferimento. Io non transigo sul discorso di scelte. Le scelte sono condivise da un punto di vista economico. La società mi deve dire: possiamo fare questo investimento, non lo possiamo fare, forse conviene aspettare. Però per quanto riguarda la scelta squisitamente tecnica sulla valutazione del giocatore, sono io a prendermi le responsabilità, come ho sempre fatto dal primo giorno che faccio questo lavoro. Io col presidente Cairon, al di là delle ultime discrepanze che ci sono state, il presidente non mi ha mai imposto di prendere Tizio, Caio, Sempronio. Le scelte sono state sempre mie e quindi mi sono assunto sempre le responsabilità. E oggi vorrei che tutti quanti voi capiate che non sarà Franco Baldini a condizionarmi o a dirmi quello che devo fare, perché evidentemente prima che mi scegliessero io sono stato chiaro, io sono questo, se mi volete sono questo, se no avete sbagliato soggetto. Franco Baldini per me può essere una risorsa, perché è una persona che vive il calcio a 360 gradi, ha fatto il mio stesso lavoro, quindi sa le mie difficoltà, le mie problematiche. Quindi se Franco Baldini stasera mi chiama, come è successo nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, e mi dice: Gianluca, ci sarebbe la possibilità di poter prendere quel giocatore, se ti piace ho i canali giusti per poterci arrivare. Benissimo Franco, quel giocatore mi piace, portalo avanti, poi mi fai parlare con chi di dovere. Io credo che questa sia la forma di collaborazione che debba esistere fra un consulente di mercato e fra il direttore sportivo. Però vi posso garantire, e se non sarà così è perché non sarò più seduto su questa sedia, che qualora dovesse succedere il contrario non sarò più al mio posto.